È arrivata la primavera, la natura si ridesta, gli uccellini cantano, cinguettano con uno spirito, con un amore nuovo, più forte, più sentito, con tanta passione. E forse proprio di questo, di passione e amore, con un punto interrogativo, voglio parlarvi qui. Beh, c'è stato un incontro nei giorni scorsi tra due VIP a cena, Nicolò Zaniolo, il noto centrocampista, la mezzala offensiva e trequartista della Roma e della Nazionale Italiana, e una nota attrice e modella, Benedetta Porcaroli. Una cena, ma a base solo di amicizia o di qualcos'altro? O c'è un sentimento più forte? Forse chiamato amore? Forse Cupido ha colpito? Lo scopriremo. Li conoscete tutti, Nicolò Zaniolo è ormai un grande calciatore a livello nazionale ed internazionale, un autentico top player, mentre Benedetta Porcaroli è una giovane attrice e modella italiana che si è fatta conoscere con la sua partecipazione nel cast della serie TV Tutto può succedere ed è poi protagonista della nuova serie targata Netflix dal titolo Baby. Qualche giorno fa, a cena, intorno alle ore 21:30, sono stati avvistati allo stesso tavolo presso il noto ristorante Osteria La Bettola al quartiere Parioli. Nicolò Zaniolo era così vestito: pantalone nero, scarpe Alexander McQueen, maglietta a mezze maniche bianca di Givenchy e giacchetta di pelle. Benedetta Porcaroli, invece, mostrava un vestitino semplice e stivaletti. Chi li ha visti ha notato una certa complicità tra i due, i loro occhi spesso si incrociavano e si fissavano magicamente. Forse una love story? Forse? Ma si sa, Roma molto spesso è il nido, la culla degli amori più grandi e più forti. Beh, vi lascio con questo tormentone. Solo amicizia o qualcosa di più? Passione? Amore? Chi li ha visti a tavola? Li ha visti presi reciprocamente. Una corrispondenza di amorosi sensi? Chissà. Certo è che Nicolò e Benedetta sarebbero davvero una bella coppia. E se lo sono già?